scopo è quello di fare un approfondimento e di ascoltare le istanze che gli amministratori locali, il consigliere Benucci, i rappresentanti del calcio in qualche modo avevano da porre all'assessore, al sottoscritto rispetto al futuro del Serristori. Quindi è stato un incontro molto utile anche per approfondire e conoscere, diciamo, la situazione di questo presidio sanitario. Per quanto riguarda le risultanze, io devo dire che insomma, ho espresso forte apprezzamento per il lavoro che sta facendo l'azienda sanitaria, la ASL Toscana Centro, perché Serristori ha svolto nei mesi scorsi una funzione decisiva nel contrasto al coronavirus e quindi ha svolto una funzione importantissima per affrontare gli impatti sanitari dell'emergenza pandemica. Dal prossimo mese di settembre si tornerà a quella che può essere definita una normalità, ma che sarà una nuova normalità, nel senso che l'azienda sanitaria sta lavorando alla riattivazione ovviamente della medicina, 11 letti sono già stati attivati, altri 15 verranno attivati nelle prossime settimane, si sta lavorando affinché da settembre l'attività chirurgica si esplichi 7 giorni su 7 con 17 posti letto. C'è un potenziamento previsto delle attività per l'oculistica, per la dialisi. C'è un grande lavoro, per quanto riguarda la relazione con il territorio. Sappiamo bene che questo tema dell'integrazione tra attività sanitaria e dimensione territoriale è una delle questioni centrali previste anche dal PNRR. Qui a Figline c'è un punto di avanguardia anche in termini di sperimentazione, attraverso da una parte il coinvolgimento della medicina generale e le prime sperimentazioni anche di telemedicina, il teleconsulto, il telemonitoraggio, e questo credo sia un elemento, una piccola eccellenza che si sta sviluppando in questa realtà. Resta una questione sulla quale ovviamente i sindaci hanno chiesto all'assessore di porre attenzione, visto ovviamente c'è il tema che si sta ragionando ovviamente sull'attivazione di un punto di primo soccorso, c'è chi pone il tema rispetto a una presenza più strutturata di pronto soccorso. Ora in questa fase dovremo andare avanti con il primo soccorso per una serie di ragioni che riguardano anche la disponibilità di professionisti. Sappiamo che il settore dell'emergenza urgenza è uno di quelli dove si ha una maggiore difficoltà a reperire i professionisti, e comunque tutto avviene dentro un ambito di programmazione che garantisce la presa in carico in termini di sicurezza nel sistema dell'emergenza, in maniera integrata anche con i presidi ospedalieri circostanti, a partire da Pontannicchia. Dopodiché ci siamo ripromessi nei prossimi mesi di fare un punto sulla situazione per capire la relazione tra i servizi erogati e i bisogni espressi dalla cittadinanza.